Ci ha lodato Gesù Cristo. Carissimi, con gioia grande celebriamo la festa della Madonna dei Martiri, nostra amatissima compatrona, e nel contempo con la Chiesa universale, abbiamo già detto all'inizio, festeggiamo anche la sua natività. Saluto e ringrazio la comunità francescana dei frati minori a cui è affidata la nostra basilica. Un saluto speciale al ministro provinciale, padre Alessandro. Saluto cordialmente le autorità civili e militari, il presidente e i componenti, il comitato feste patronali e voi, fratelli e sorelle. Voi che siete collegati anche tramite l'emittente TRM, vi sentiamo assai vicini e preghiamo per voi. Un saluto particolare va ai nostri connazionali presenti in questi giorni qui a Molfetta o residenti nelle nazioni in cui hanno trovato la loro seconda patria. Sappiamo che anche in quei paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, l'Argentina, pari pari si fa la festa come qui a Molfetta. Io ho avuto la gioia di presiedere negli Stati Uniti, nel New Jersey e in Argentina, ecco, qualche anno fa, la festa Madonna dei Martiri. E a loro va l'assicurazione della nostra preghiera e del nostro affettuoso saluto. Il brano del Vangelo di San Luca ci riporta l'incontro degli anziani Anna e Simeone nel Tempio di Gerusalemme con Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù. Il tanto atteso Messia finalmente viene accolto tra le braccia del vecchio Simeone. Questi, ormai carico di anni, di eventi lieti e non della sua lunga vita, avendo visto con i suoi occhi il Salvatore, chiede soddisfatto al Signore di chiudere gli occhi su questo mondo per riaprirli nell'eternità, vero giorno senza tramonto. L'anziano uomo di Dio non poteva desiderare altra cosa più sublime. Simeone stringe tra le sue ossute braccia quel bimbo da lui chiamato luce per illuminare le genti e salvezza di tutti i popoli. Ci soffermiamo proprio su queste due espressioni. Un giorno, lo sappiamo, Gesù dirà questa duplice verità proprio ai discepoli, dicendo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 14: Io sono la luce del mondo. E Gesù poi aggiunge, voi siete la luce del mondo. Non può rimanere al buio una città sul monte. Il santo vecchio Simeone, possiamo dire che fu davvero presago quando abbracciò quel bimbo tra le sue mani. Parlava di Gesù, luce del mondo, e di coloro che con Gesù sarebbero stati poi chiamati ad illuminare il mondo intero. San Luigi Grignon di Montfort dice a Gesù per mezzo di Maria. A Gesù si arriva per la specialissima intercessione e mediazione di Maria. Ecco perché noi siamo qui, perché vogliamo che lei ci insegni e ci guidi
ad andare da Gesù. Questo è il ruolo della Madonna nella vita di ogni cristiano e quindi anche nella vita di ognuno di noi. Quello di indicarci, ripeto, come si può e si deve raggiungere il Cristo, luce del mondo. Ricordiamo quello che disse ai servi a Cana di Galilea la Madonna: fate ciò che egli vi dirà. Maria era consapevole del grande dono che Dio faceva all'umanità suo tramite. A lei va il grande merito di aver accettato e favorito il prodigio della divina maternità del nostro Redentore. Maria è così come viene proclamato in uno dei prefazi mariani. Maria è così causa della nostra salvezza e della nostra letizia. Maria, dunque, darà alla luce la luce. Bellissimo questo. Maria partorisce la luce. Nascere vuol dire proprio venire alla luce. Non solo, ma lei, per singolare privilegio, è stata chiamata a questo ruolo di generare Gesù, luce delle genti. Il libro dell'Apocalisse, lo abbiamo ascoltato in un altro brano, dice che nella città eterna, la Santa Gerusalemme, non c'è bisogno della luce del sole né della luce della luna, poiché la sua lampada è l'agnello, cioè il Redentore, il nostro Salvatore. Ripeto, Maria ha generato l'inesauribile luce del mondo, Cristo suo Figlio. Ma c'è da aggiungere a questo punto che noi pure, nella misura in cui saremo uniti a Cristo, come due pezzi di cera che si fondono e diventano un tutt'uno, inseparabili, così noi saremo inseparabili da Gesù in questa grande missione di illuminare il mondo intero, di illuminare i passi di coloro che non ce la fanno. Il Salmo 34 ci invita a pregare così: guardate a Lui e sarete raggianti. Ecco il segreto per essere luce del mondo. Non c'è un'alternativa, vedete. Dobbiamo guardare al Signore, come in questo periodo noi ci si espone al sole e anche senza volerlo il nostro viso cambia di colore, così, vedete, nella misura in cui saremo dinanzi a Gesù, ne assorbiremo le qualità, la specifica identità. Cristiano è colui che più degli altri somiglia a Cristo. Come veri devoti della Madonna, perciò, carissimi, dobbiamo essere sempre più consapevoli che anche noi siamo, in virtù del Santo Battesimo, irradiazione della luce di Dio stesso. Questa è la nostra missione, essere luce per tutti i popoli, iniziando però da quelli che sono più vicini a noi. Tante volte noi pensiamo di essere bravi, buoni, generosi con gli altri, che forse non vedremo mai, ma siamo miopi, siamo ciechi, siamo sordi, perché non vediamo e non ascoltiamo il gemito invece del figlio, della mamma, del nonno, del vicino, del coinquilino. La fiaccola accesa al cielo pasquale e che ci fu consegnati il giorno del nostro battesimo, quella fiaccola deve essere alimentata.
ogni giorno con la preghiera, le opere buone, il perdono e l'esercizio della carità. Lo sappiamo, il vento contrario delle tentazioni, dei momenti difficili, all'interno e all'esterno della Chiesa, ci mette alla prova e tenterà di farci cadere nelle tenebre. Tuttavia, non soccombereremo. Infatti, il vento ravviva il fuoco, non lo spegne. A Maria, il santo vecchio Simeone ha detto che sarebbe stata trafitta da una spada, la spada del dolore, della prova, della solitudine, a motivo della ingiusta morte del suo figliuolo. Lo sappiamo, sul Calvario, sotto la croce di Gesù, Maria stabat. Non scappò, non andò via, magari come tantissimi altri. Ecco cosa ci insegna Maria. Ecco come si può essere e stare accanto a Gesù. Non solo nei momenti facili e felici della vita, soprattutto nei momenti più ardui, più impegnativi della nostra esistenza. Maria è il nostro modello di vita, di fede, di preghiera, di servizio e di attesa. In questi giorni noi siamo invitati a contemplare Maria e a imitarne le virtù. Carissimi, cerchiamo noi stessi di essere un po' come quel fuoco che contemplò Mosè sul Sinai. Ardeva, bruciava, ma non si consumava. Questo deve essere il fuoco della nostra fede e della nostra devozione mariana. Non si deve spegnere col passare degli anni, delle consuetudini, delle manifestazioni esteriori. Dobbiamo andare sempre al di là, oltre ciò che appare. Siamo chiamati qui ed ora, anche noi, ad essere uno strumento perché nessuno cada nelle tenebre dell'errore, dell'odio e della violenza. Per concludere, carissimi, cerchiamo sempre più di essere convinti di prendere coscienza della nostra vocazione, quella cioè di diffondere l'amore di Dio, il bene, diceva Sant'Agostino, si diffonde da solo, non c'è bisogno di mettere i manifesti quando noi facciamo un'opera buona, ma si sente, si percepisce quando noi stiamo accanto ad una persona dal cuore grande, dalla mente libera, che non esprime giudizi negativi contro nessuno. Poiché Maria è nostra madre, noi stessi dobbiamo sempre più sentirci fratelli gli uni degli altri. Dobbiamo essere benevoli e pronti nel cooperare a rendere il mondo più bello e vivibile. Mi piace concludere questa breve riflessione, carissimi, con un'altra del venerabile Don Tonino Bello, del quale quest'anno stiamo celebrando il 30° anniversario della sua morte. Quante volte egli veniva qui, in questa basilica, a pregare, specie quando non c'era nessuno. E la devozione mariana di questo grande santo uomo è nota in tutto il mondo. Egli così si esprimeva una volta, forse guardando proprio la venerata immagine della Madonna dei Martiri. Perdonaci, Maria, se i nostri sguardi sono protesi altrove, se inseguiamo
altri volti. Se corriamo dietro altre sembianze, ma tu sai che nel fondo dell'anima c'è rimasta la nostalgia di quello sguardo, anzi di quegli sguardi del tuo e del tuo figlio Gesù. E allora un'occhiata daccela pure a noi, diceva, Madre di misericordia, soprattutto quando sperimentiamo che a volerci bene non ci sei rimasta che tu. E così sia. Auguri a tutti, carissimi.